È un imprenditore di Capri, residente nel Principato da diversi anni e ne conosce bene il tessuto sociale ed economico. Alessandro Mollo è stato nominato ambasciatore dello Yacht Club Capri a Monaco. Quali saranno i tuoi compiti? Ma diciamo sicuramente quelli di rinsaldare e riallacciare i vecchi rapporti che risalgono ormai agli anni 60-70, quando per le strade di via Camerelle il principe Ranieri e la principessa Grace passeggiavano mano nella mano, spensierati, molto romantici, ecco, quindi riportare il vecchio glamour che si è un po' spento negli anni. Grazie alla mia residenza a Monaco ritengo di poter riuscire a riportare un po' di personaggi importanti giù nell'isola, anche perché abbiamo la fortuna che il 40% delle grosse imbarcazioni ogni stagione arrivano nel porto di Capri, quindi sono tutte bandiere monegasche, quindi da una parte avendo il DNA caprese mi rende felice, dall'altra parte il mio cuore di residente monegasco, insomma, voglio dire, per me è un grande motivo d'orgoglio, ecco. Capri è bella perché ha la sua storia, i suoi scorci, è naturale. Monaco dall'altra parte ha l'arte del savoir-faire, l'eccellenza e chiaramente tutto ciò che riguarda impresa, saper fare impresa, ecco. Quindi ritengo che tra le due mete ci possa essere veramente un gemellaggio, una similitudine di altissimo livello. Può servire sia a Monaco sicuramente, ma può servire principalmente a Capri, ecco. Sicuramente lavorerò molto adesso a livello comune, creare un gemellaggio tra il comune di Monaco e il comune di Capri sarebbe per me il mio sogno e da lì poi tutta una serie di eventi sociali, culturali, sportivi, mondani. Ultimamente la settimana scorsa abbiamo avuto la prestigiosissima Rolex Cup che si è fatta giù a Capri ed è stato un grandissimo successo, quindi anche sullo Yachting Club a Monaco vorrei lavorare affinché si possano creare addirittura delle gare a livello internazionale nell'ambito della vela, nell'ambito portuale anche. Da poco, non so se sapete, Capri è diventata di nuovo padrona del 100% del porto turistico, che è il nostro polmone, quindi il nostro bigliettino da visita, e perché no creare anche una sinergia con la società dei porti di Monaco, anche perché insomma grazie a Dio da Monaco dobbiamo solo imparare, quindi noi capresi ci mettiamo lì buoni ad ascoltare i consigli di quelli che sono insomma personaggi importanti di Monte Carlo, di Monaco, ecco, quindi ritengo di poter fare questo.